Eccoci regà, bentornati, bentornati, siamo qui per continuare le nostre notizie per quanto riguarda Marvel's Avengers, quindi abbiamo un altro episodio del TG con i vari leak e varie informazioni che circolano insomma sul gioco e partiamo subito perché ragazzi questa settimana dovrebbero arrivare le prime informazioni ufficiali, io vi darò quelle non ufficiali ovviamente. Rimanete qui perché ci sono dei grossi leak, vi faccio vedere anche le foto. Per quanto riguarda una cosa che aspettavano un sacco di fan, ovvero le skin non ispirate all'universo cinematografico della Marvel, ma perché c'era anche questo dubbio, no? Se erano ispirate o se erano dei veri e propri copia e incolla dei film, e infatti abbiamo la conferma. Adesso vi faccio vedere ad esempio questo Hulk. Questo è l'Hulk che abbiamo visto in Avengers Endgame. E poi qua c'è la foto dell'Hulk che uscirà sul gioco. Ovviamente queste foto sono ancora in una fase embrionale delle skin. Potrebbero esserci delle piccole variazioni, ma comunque, come potete vedere, è assolutamente un copia e incolla. Poi abbiamo anche delle nuove foto anche di Capitan America, eccolo qui, Capitan America con ovviamente la skin relativa al suo personaggio, proprio come se fosse nel film. Poi ci sta anche Kamala Khan che avrà un nuovo costume però ispirato a questo fumetto che purtroppo non ho letto, e poi arriveranno anche dei set di tutti i personaggi, insomma molto, diciamo così, un po' cowboy. Adesso questo è Hulk, poi mi sembra che abbiamo anche, eccolo qua, abbiamo anche Hawkeye, Occhio di Falco con questa giacchettina. Poi qui ho uno screen sempre per quanto riguarda Occhio di Falco con la sua tutina che usa nei film, la sua tuta da Ronin che si è vista per poco. Adesso non mi ricordo in quale film, ragazzi, perché ormai l'ho visto un po' di tempo fa. Con la pandemia si è un po' fermato tutto tranne le serie, quindi non mi ricordo che film era, però questa è la tuta da Ronin che usa in un pezzo di un film. E manca la parte sopra, manca la testa. Ma come vi ho detto, sono delle skin che sono state trovate per puro caso nel gioco e sono ancora in fase di lavorazione. E poi abbiamo, che abbiamo? Abbiamo anche Hulk, questa skin di Hulk. Bellissima secondo me, molto carina rispetto alle altre che non mi fanno impazzire di Hulk. E poi a quanto pare dovrebbero aver aggiunto la possibilità di poter, non solo, vabbè, la campagna ormai è ufficiale, si può rigiocare, ma si possono rigiocare anche i DLC ufficialmente. Quindi io ragazzi vi saluto, domani o dopodomani, anzi dovrebbe arrivare un altro aggiornamento sul gioco, perché vi devo parlare assolutamente di tutto quello che circola riguardo i prossimi DLC, quelli che arriveranno a maggio, giugno, luglio, agosto e forse settembre, non si sa, però vi dirò un bel po' di cose. Stateci, mi raccomando, iscrivetevi e commentate, fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi piacciono queste skin. E niente, ci vediamo alla prossima, raga. Ciao. Ciao ciao. Oh, mi raccomando, attivate la campanellina per le notifiche. Che cazzo.